Ciao ragazzi, io sono Jenny, bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Oggi sono qui per parlarvi delle mie letture di gennaio e febbraio. Vado in ordine di come li ho letti. Il primo libro che ho letto a gennaio è stato Paolo e Francesca di Matteo Strucul. Questo libro costa 9,90€ e ha 268 pagine. Come dice il titolo, Paolo e Francesca, questo libro narra del mito di Paolo e Francesca, ovvero la coppia del canto numero 5 dell'Inferno di Dante Alighieri. Questo libro non è un romanzo qualsiasi, narra proprio nello specifico di cosa è successo e del perché sono stati condannati all'interno dell'Inferno di Dante. E quando ho studiato il canto numero 5 mi aveva molto colpito la storia di Paolo e Francesca, di questo amore folle e passionale e duro anche oltre il tempo, e ve lo consiglio stratanto se vi piace il genere romance, romanzi rosa, ma che abbiano un fondamento storico al suo interno, perché sapete che il Paolo e Francesca sono realmente esistiti, quindi non si parla esattamente di una storia inventata. Il secondo libro che ho letto e che ho anche ascoltato in audiolibro è Storia della mia ansia di Daria Bignardi. Questo libro l'ho preso di seconda mano in un mercatino, l'ho pagato 5€, il prezzo di copertina era di 19 e qui c'è anche uno sconto del 15% a 16€. È edito Mondadori, questa ha ancora la copertina rigida, penso che adesso abbiano fatto anche molte altre edizioni e ristampe, e parla di Lea e del suo rapporto con l'ansia. Mi è sembrato quasi che Daria Bignardi parlasse di se stessa, perché questa protagonista, questa Lea, ci racconta proprio la sua storia, il suo matrimonio, il rapporto con la sua famiglia e il rapporto con questo terribile magone, con questa terribile ansia che lei prova, e ci fa anche capire e comprendere come ci si sente in questa condizione, del perché gli sia nata questa ansia e di come si convive. Io, essendo una persona che ha sofferto per moltissimi anni di ansia, ero molto molto curiosa. Vi devo dire però che non sono rimasta così colpita. Avevo le aspettative molto alte per questo libro e un po' mi ha deluso. Sì, mi è piaciuto, però niente di che. Questo libro ha 186 pagine, lo leggete benissimo in 2 giorni, scorrevolissimo. Provate a dargli una chance, fatemi sapere se l'avete letto e se vi è piaciuto. I 2 libri che ho letto a febbraio sono entrambi 2 thriller, mozzafiato, editi Giunti. Il primo libro ne ho parlato anche in uno short, se non l'avete visto andatevelo subito a vedere, ed è Teddy di Jason Rekulak. Teddy, edito appunto Giunti, a 400 pagine che vi mangiate in un secondo. Un thriller davvero davvero particolare, potrebbe essere benissimo la trama di un nuovo film horror, perché hanno parlato anche di una serie o film Netflix, quindi ci abbiamo azzeccato un po' tutti, che poteva benissimo essere la trama di un film. Parla di questo dolcissimo bambino Teddy che conosce la sua nuova babysitter. Questa babysitter ha un passato molto cupo e molto oscuro a livello di salute, era una tossicodipendente, e decide di riscattare la sua vita facendo la babysitter a tempo pieno. Quindi lei si trasferirà nella casa di questo bambino e starà nella dépendance, nel giardino di questa villa. All'inizio sembra tutto andare come dovrebbe andare, finché Teddy non presenta a Mallory dei strani disegni. Allora vi faccio un esempio. All'inizio i disegni sono normalissimi disegni di un bambino di 5 anni, dopodiché inizia a comparire proprio fin dai primi 2, 3, 4 disegni una strana figura che lui dice essere Ania, la sua amica immaginaria. Poi questi disegni però iniziano ad essere molto più strani. Qui si vede Ania sotto un tavolo, poi iniziano ad essere un po' strani, perché troppo precisi e troppo fatti bene. Non può un bambino di 5 anni fare una cosa del genere, fino ad arrivare a cose, cioè vi dico, pazzesche, un angelo assurdo.
Se vi piace essere sempre sulle spine, con una forte azione, proprio che siete sempre lì, oddio, oddio, cosa succede? In più è molto particolare perché proprio alla narrazione si inseriscono questi disegni per dare anche appoggio e supporto alla narrazione. Ve lo consiglio davvero davvero stra tanto. Il secondo libro che ho letto a febbraio, come vi ho detto, è sempre un thriller e si chiama La mia prediletta di Romy Hausmann, un libro edito appunto Giunti di 380 pagine che ho ascoltato anche in audiolibro e vi consiglio assolutamente di farlo. Io ascolto questi libri, li ho ascoltati in audiolibro su Storytel. Non penso che li troviate su Audible, ma provate a vedere, non vorrei aver detto una sciocchezza. Si apre con una scena di un incidente. Viene trasportata in ospedale una donna di cui non si sa il nome. Sua figlia dice che si chiama Lena, non sa il cognome di sua madre, non sa il nome di suo padre, non sa l'indirizzo dove abitano, dice solamente che loro abitano in una capanna e che nessuno deve trovarli. In più, mentre si fanno vari interrogatori e la madre sta sotto sedativi perché in condizioni critiche, la bambina dice che proprio semplicemente così, in modo spontaneo come fanno tutti i bambini, dice che per sbaglio sua madre ha ucciso il papà e che è tutto a posto, che non bisogna chiamare la polizia perché il fratellino di 11 anni sta pulendo il tappeto, le macchie di sangue sul tappeto. Cioè, vi dico solo questo, pazzesco, bellissimo, anche qui sempre col fiato sospeso, volete sapere come va a finire? Ve lo consiglio tantissimo, letture proprio bellissime a febbraio. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, un commentino ed iscrivetevi al canale. Non dimenticatevi di attivare la campanellina in modo tale che vi arrivi la notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. Ciao!